Edoardo, oggi una premiazione per te. Come è stato il 2018? È stato un 2018 veramente bello. Ho preso un argento ai campionati italiani, quindi sono ritornato a livello importante dopo un'annata non brillantissimo, quello del 2017, e soprattutto ho rivinto per la seconda volta la Coppa del Mondo di lunghe distanze, quindi è stata un'annata ottima, direi. E cosa per il 2019? 2019, vincere per la terza volta la Coppa del Mondo, vediamo se ce la facciamo. Abbiamo cominciato col piede giusto, con un bronzo nella prima gara in Argentina, quindi le premesse ci sono tutte, la condizione fisica anche, staremo a vedere gli avversari cosa fanno. Oggi è una bella presenza la tua in mezzo a tanti campioncini magari del domani, che ne dici? Beh, diciamo che è sempre un piacere essere premiato dal Panathron Club di Chiavari. Ha sempre molto a cuore il nostro sport e lo sport in generale, quindi è veramente piacevole. Speriamo che tanti di questi campioncini facciano una bella strada in ambito sportivo, non solo magari dal punto di vista atletico, ma sotto tutti gli altri punti di vista, perché lo sport offre tante opportunità a molti. Tra l'altro anche dal nostro Tigullio vediamo tante discipline rappresentate e con dei buoni risultati. Sì, Tigullio, pur essendo una piccola terra, ha un sacco di discipline e soprattutto ha molti risultati, quindi vuol dire che l'organizzazione funziona bene, dietro c'è una macchina che lavora in maniera eccellente. Bene, ed Edoardo che abbiamo qua lo rappresenta bene in giro per il mondo, e complimenti Edoardo per la stagione appena conclusa che è il 2018, e augurissimi in bocca al lupo per il 2019. Grazie mille, crepi il lupo, vedremo cosa uscirà. Contenta del premio, Marta? Sì. Ormai ti sei abituata a prendere tanti premi, perché sei brava. Sì, sembrava. Come è andata quest'anno? Bene, ho vinto nella squadra, bene, e anche nel singolo, e anche nel doppio. È stato difficile, eh? Beh, un pochino, però è andato bene. Ti sei allenata tanto, ti alleni? Sì, mi alleno tanto, e anche da oggi che sono andata in piscina a 1:30, 3, e poi a casa. E la mamma cosa dice? Soddisfatta, fiera, è un buono sport per lei, e il fatto che riesca sempre a continuare, perché oramai sono tanti anni che lo fa, e per fortuna speriamo che qualche piccola soddisfazione possa togliersela ancora. Sicuramente ha una brava allenatrice, e è tutto un lavoro di squadra, e speriamo. Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di riuscire a fare in modo che gli atleti down siano accettati alle Paralimpiadi, perché sono veramente tanti in tante discipline, e perché no, come ci sono altri atleti, visto che il livello è veramente alto della competizione, se lo meriterebbero. Certo, e tra l'altro c'è un impegno soprattutto di loro. Sì. Loro sono molto, molto metodici, e quindi da un lato è facile allenarli, però è anche difficile coordinarli e dare loro poi soddisfazioni, perché l'impegno ce lo mettono tutto, i tempi, anche i ragazzi che fanno nuoto, ho visto di altre nazioni, fanno dei tempi veramente ottimi, ma non soltanto negli sport acquatici, ma anche in altri sport, sono veramente competitivi, e lo sport per loro è veramente molto importante, per tutti è importante, ma per loro in modo particolare. Marta, allora vogliamo salutare la tua allenatrice? Sì. Come si chiama? Elisa Bozio, che ora è in piscina, che sta allenando le ragazze, ma junior. Insomma, è una sportiva. Sì. Bene, Marta, allora complimenti, e insomma buona stagione 2019. Cosa ti stai preparando adesso? Adesso sto preparando per i campionati italiani, che sono in Toscana a fine giugno.
e poi a settembre abbiamo gli europei in Sardegna. Bene, allora buon campionato italiano a giugno. Ok. Un premio ai vostri 40 anni e soprattutto a tanto sport che avete sempre seguito nella storia. Sì, siamo stati forse tra i primi a creare una redazione giornalistica sportiva. Mi ricordo sin dai tempi in cui si andava non solo sui campi di calcio ma anche a intervistare spesso la Samp o il Genoa. C'è un aneddoto che riguarda Bogliasco dove un inviato della RAI non arrivò, c'erano da intervistare Viali Mancini e lo fecero fare a uno di noi, quindi una cosa carina. E da, continuiamo anche perché ci sembra che sia una missione importante, nel senso che cerchiamo di portare nelle case magari di coloro che sono anziani o che non riescono più ad andare allo stadio, soprattutto in questo periodo, le notizie della loro squadra del cuore, che va chiaramente dalla terza categoria sino alla Virtus Entella. Sicuramente c'è un lavoro quotidiano, la notizia sportiva vedo che è anche sul sito, oltre che nella vostra pagina online e nei vostri TG, però la punta credo più bella sia e più seguita, dimmi se sbaglio, la vostra domenica con i risultati in diretta e poi soprattutto questo aggiornamento del sito costante che uno va su Radio De Baran e vede la squadra dalla porta a fianco con risultati. Sì, hai ragione, è sempre il nostro fiore all'occhiello ed è anche bello secondo me avere questi inviati che sono poi gli inviati delle società sportive che quindi fanno una radiocronaca molto particolare e devo dire con molta competenza e sono anche molto sportivi e non ho mai sentito all'interno delle nostre radiocronache un attacco alla squadra avversaria, no, c'è molta sportività, è chiaro che può capitare il momento un po' di rabbia, però è sempre un modo di fare radio, un modo di fare una cronaca molto friendly, molto amichevole, che entra nelle case con molta facilità. Chiaramente i direttori devono ringraziare anche i collaboratori e i giornalisti che poi quotidianamente insomma fanno notizia, cioè creano la notizia informandosi. Beh sì, noi abbiamo una redazione storica che ha visto nomi grossi che si sono succeduti, attualmente ci sono Marco Pagliettini, Elisa Folli, Joel Cappello e Simone Rosellini, poi c'è il nostro storico esperto di calcio Michele Merello, e questo, lui è una colonna, e poi ci diamo il cambio io, Marco Gotelli per le radiocronache, io quest'anno ho curato maggiormente la Virtus Entella nelle trasferte, grazie anche a Marco Bianchi e a Niccolò Pagliettini che sono i nostri sparring partner dall'altra parte, quindi diciamo che il Tiguglio è molto ricco dal punto di vista sportivo e noi cerchiamo quotidianamente di dare risalto a quelle che sono le non solo le eccellenze, come dicevano prima, ma alle persone che fanno sport, a coloro che amano soprattutto lo sport. Come sta il Panathlon? Come cassa? Cassa è utile veramente tanto. Beh, siamo attivi, siamo forti veramente, non ci possiamo lamentare. Anche perché vedete che le prime azioni che facciamo non diciamo niente, pertanto siamo contenti di spendere anche questi soldi per gli sportivi che come Panathlon, visto che hai detto che sono da 30 anni che li facciamo, sono 34 anni, 33esimo quest'anno, perciò vedete che noi come attività la facciamo e siamo solidi veramente. Allora una buona amministrazione. Speriamo di sì, che siano contenti, io sono più di 20 anni che faccio il tesoriere nel Panathlon, speriamo di sì, ok? Governatore, qua ancora una volta il nostro comprensorio viene così onorato di avere il presidente del Distretto Italia, perciò la Liguria offre al Panathlon a livello nazionale dei grandi atleti. La Liguria sì, annovera tra, diciamo, non solo gli atleti, tra i soci del Panathlon, per nostra fortuna abbiamo avuto un segretario generale, tre governatori, e due presidenti del Distretto Italia e un consigliere internazionale. Speriamo che prosegua questa parte positiva della nostra regione. Ecco, oggi abbiamo visto diversi atleti, il nostro Tiguglio, la nostra sezione, insomma, sta andando bene in fatto di sport, almeno anche come società diverse, a livello Liguria.
A livello Liguria devo dire che siamo fortunati perché abbiamo parecchi atleti, parecchi giovani nascenti e in effetti se noi andiamo a fare un rapporto tra gli abitanti e gli atleti vincenti la Liguria potrebbe giusto essere seconda alle Marche per quello che ricordo, ma per il resto siamo una regione che vive lo sport sano, lo sport che porta dei risultati a livello nazionale. Intanto abbiamo visto tanti atleti che le vediamo, le stiamo vedendo anche dalle immagini del nostro comprensorio. Sì, abbiamo visto tanti atleti nel nostro comprensorio e devo ribadire che nel nostro comprensorio abbiamo degli atleti a livello europeo, sia nelle arti marziali che nel nuoto, tanto per fare degli esempi, oppure a livello mondiale, olimpionico, e mi riferisco a Vittorio Podestà e alla Marta Cantero come nuoto sincronizzato e continuiamo ad avere un vivaio di persone che crescono, che veramente fanno tanti allenamenti e danno dei buoni risultati. Al tesoriere auguriamo allora buona continuazione, di buona amministrazione. Speriamo, ce lo auguriamo e andiamo avanti. Gianrico, allora complimenti per il premio, hai lasciato il segno anche oggi. Diciamo che non essendo abituato a ricevere premi, io di solito convoco le fanciulle che poi lo sbolognano all'autorità, è un momento di grande emozione. Poi, ripeto, non avendo avuto la compagnia femminile, sono andato un po' in tilt, ma cosa vuoi? Gli anni passano, ma il Palio rimane sempre indissolubile al suo posto. Quindi Roberto Costa, naturalmente, sarà presente alla prima prova del Palio 2019, che sarà giunto anche alla 45esima edizione della Nuova Era. Non perdete l'occasione, perché col Palio Marinaro del Tiguglio si va sempre con il cuore in subbuglio. Si stai preparando? Sì, praticamente sono già lanciato, soltanto che bisogna aspettare metà giugno per vedere i gozzi in legno in mare. Naturalmente l'attività remira è già partita, quindi tutte le società hanno già messo in mare non solo i gozzi in legno ma anche quelli in plastica, in vetroresina, e pertanto siamo già incanalati sulla buona stagione, confidando naturalmente di avere sempre un maggiore seguito, come si confà con il Palio Marinaro del Tiguglio. Oggi abbiamo ricordato per lo sport papà uno sportivo in tutti i sensi. In tutti i sensi, sì, sportivo da giovane, sportivo da coniugato e sportivo da pensionato, in tutte le sue fasi. Lo sport l'ha vissuto dalla pratica al sentimento, era una persona molto sensibile e capiva tutto quello che doveva essere spronato, soprattutto dal punto di vista dei giovani, puntava tanto su l'educazione delle famiglie, dei ragazzi attraverso lo sport. Ecco, lui l'abbiamo visto per ultimo nel Panatron, ma ha un'ex carriera di arbitro. Ex carriera di arbitro. Di calcio. Di calcio, sì, ed era la sua grande, grande passione. Passione che ha condiviso anche la mamma e ha condiviso anche con i figli, perché comunque spesso lo vedeva impegnato in trasferte lontane. E invece voi cos'è nato nella passione? Non calcio, no? Il basket, noi abbiamo cambiato sport e ci siamo dedicati al basket, ormai io ho fatto l'ufficiale di campo, lei ha giocato a pallacanestro e ormai però si perde la notte dei tempi, sono passati tantissimi anni, 20 anni che non esercito più, personalmente facevo l'ufficiale di campo fino alla Serie A con una finale nel 99, una delle 5 finali Benetton-Varese. Varese-Benetton, esattamente. Ma sicuramente contento perché sei arrivata ai vertici comunque in quel settore di ufficiale di campo che, Laura, se ne parla sempre poco, ma per il basket queste persone di un po' i ruoli. I ruoli sono chi tiene il tempo, chi tiene il punteggio e chi tiene allora in relazione dei 30 secondi, adesso dei 24 secondi se non vado errato, perché tra l'altro sono veramente adesso fuori. E il settore è quello sempre arbitrale, però dell'autodisciplina, dell'imparzialità, dell'onestà, della lealtà, tutti i valori che ci ha trasmesso il mio papà anche a livello proprio di vita, a cui teneva tantissimo. Poi non parliamo dello sport con la S maiuscola, sport sano, che purtroppo non sempre è così adesso. Comunque il fair play, l'antidoping e adesso subentra anche il razzismo, tutti i valori da
tenere presenti, da tenere vivi, da combattere e da esaltare invece il fair play. Lo sport per tutti, lo sport come palestra di vita, lo diciamo sempre, come bagno d'umiltà, non solo come fenomeni e come grinta, come antidoto alla frustrazione e come palestra di vita in tutti i sensi, almeno lui diceva sempre così e ce l'ha trasmesso, speriamo di anche noi di portarlo avanti. Fanno tanto anche gli adulti, siamo noi che dobbiamo dare l'esempio a questi ragazzi. Tra l'altro anche Telepace ringrazia il Panatron per questo riconoscimento che c'è stato insieme a Radio Debaran e a Nicolò Pagliettini, ma sono contento proprio di sia stata l'occasione di essere così consegnato questo premio alla Telepace da voi in sua memoria, di Stefano, che insomma ce lo ricordiamo. Paolo e Laura, avete una battuta, un qualcosa che vi ricordate, che ne so, a tavola, in viaggio, sulla vostra pratica dello sport come papà? Vi ricordate qualche passaggio anche simpatico? No, simpatico magari severo, perché era molto, sentiva molto questo tipo di era rispetto anche per l'avversario. Io mi ricordo giocando a basket che comunque in campo lui assolutamente la prima cosa rispetto verso l'avversario, rispetto all'allenatore, rispetto verso l'arbitro. E Laura? L'imparzialità, assolutamente, essere neutrali e vedere sempre le cose da più lati per cercare di trovare l'equilibrio, la correttezza dei fatti che avvenivano, cioè vedere sempre le cose da più sfaccettature e non partire con dei giudizi impulsivi. Ok. Posso solo aggiungere una cosa? Al di là della severità era veramente simpatico, faceva veramente ridere. Ecco, bene, questo l'hai detta e io la penso anche così. Qualche battuta sua storica me la ricordo anch'io. Lui aveva molto fantasia, una dialettica perfetta e era bravissimo. Non aveva una ripetizione di una stessa frase, quindi ci tenevo a dirlo, ecco, perché era molto severo ma era anche molto simpatico. Sì. Michele, una bella giornata sportiva, ci sono stati tanti premi, Telepace ringrazia per questo riconoscimento, ma abbiamo visto tanti atleti sul palco. Piena di soddisfazione la giornata, è stato un momento di incontro tra atleti, tra società e abbiamo messo in risalto quant'è il valore del Tigullio nell'ambito dell'atletica nazionale con tutti i premi che abbiamo dato e riconoscimenti per persone che hanno vinto in territorio nazionale e all'estero. Sei contento della premiazione di quest'annata? Abbiamo visto tanti campioni, lo diciamo ogni anno, però anche quest'anno avevamo qua la sala, quest'anno economica piena. Gremita, abbiamo avuto difficoltà, abbiamo addirittura dimenticato qualche premio, abbiamo fatto ammenda all'inizio della nostra presentazione, sicuramente porteremo questi premi, ma pensate, un'altra volta dovremo prenotare una sala da 300 persone. Senti un po', sei vicino in mezzo a due colonne. Sì, Panatron. Sicuramente, io apprendo ancora tantissimo da loro e questo mi fa un enorme piacere. Siamo unitissimi e questo è un discorso che va al di là dello sport perché ci rende più umani. Io chiedo a loro, loro chiedono a me e ci rispondiamo con sempre la stessa simpatia e la stessa gratitudine. Che distretto Italia abbiamo lasciato al nuovo presidente Giorgio Costa? Beh, credo un buon distretto Italia. Ci sono tanta volontà di lavorare, tanti presidenti, dico tanti presidenti come Michele Priolo, perché i club sono 160, non sono 160 presidenti così, ma qualche decina di presidenti così ci sono, il che vuol dire che abbiamo un Panatron veramente forte. E oggi ha dimostrato, perché il premio è ambito, il premio è un riconoscimento giusto, come è stato detto, agli atleti, ai genitori, ai dirigenti, ma è un premio per l'etica, è un premio per lo sport, è un premio per migliorare la qualità della vita. Quest'anno abbiamo in mente di fare il 24 di maggio un convegno sull'e-sport. Ci teniamo molto neutrali perché in effetti potrebbe essere una bomba, vogliamo sentire sia le correnti che sono favorevoli all'e-sport, sia le correnti che hanno dei dubbi. Lo faremo qui a Chiavari insieme alla società economica in questa sala. Ci auguriamo di avere, anzi abbiamo già previsto parecchi interventi e ci auguriamo di avere la sala piena anche di studenti che possano sentire questo.
Allora, diamo appuntamento nella stessa sala per il 24 maggio. E sport. Marciava, però questa volta non marcerà. Bene, bene, allora salutiamo Giancarlo Aurora dietro la telecamera, aiutato quest'oggi da Lorenzo. Ferito dai pugni in faccia, quando la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. Ma la paura frantumava i pensieri, che alle ossa ci pensavano gli altri. E la fatica che hai dovuto fare dal libro di odio di segnarmi l'amore. Hai smesso di segnare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai, e ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Figlio mio, oggi tutti in blu, una giornata di sensibilizzazione sulle tematiche dell'autismo. Quali le motivazioni di questa giornata? Allora sì, oggi è la giornata mondiale di consapevolezza per l'autismo e ci è piaciuto organizzare una manifestazione tutti insieme come territorio che vede la partecipazione dei ragazzi con autismo, dell'ANCSA, Associazione Genitori appunto di persone con autismo, la partecipazione delle scuole, abbiamo il Caboto, le scienze umane, il classico e le varie associazioni che si occupano direttamente delle persone con autismo, come appunto il Centro Benedetto Acquarone con il modulo L'Isola che c'è, l'ANFAS, l'Officina Imparo e Vado, il Sorriso e mi pare di averle dette tutte. Qual è il senso di questa giornata? Il senso della giornata è quello di poter sensibilizzare appunto la cittadinanza all'autismo e anche quello di condividere un momento insieme facendo con le persone con autismo una cosa che a loro piace, come camminare, e vivendo appunto un momento di gioia insieme. Arriveremo in Piazzetta dei Pescatori dove vareremo delle piccole barchette di carta blu, segno proprio di un viaggio che ha iniziato nel nostro territorio insieme ormai da alcuni anni e che desidera continuare. Qual è il vento che può spingere queste barche tutti i giorni, non solo quella dedicata, la giornata dedicata all'autismo? Sì, sicuramente la solidarietà, l'attenzione alla singola persona. Sappiamo che nell'ambito dell'autismo abbiamo una varietà incredibile di manifestazioni e quindi di esigenze e quindi la possibilità di personalizzare sempre gli interventi di aiuto e le relazioni. Questo nel nostro territorio è stato possibile perché abbiamo negli anni costruito proprio una sorta di filiera di presa in carico, partendo dall'età più precoce con l'Officina Impara e Vado per arrivare ai giovani adolescenti autistici con disturbo del comportamento, che è proprio il target nostro dell'isola che c'è, per poi l'età adulta come le altre strutture come appunto l'ANFAS e il Sorriso. Qual è l'incidenza dell'autismo sul nostro territorio, i numeri?
Ma i numeri ormai sono purtroppo piuttosto alti, in generale si parla di una prevalenza addirittura di un 4% nella popolazione, questo è anche dovuto, diciamo, a nuovi criteri diagnostici che coprono un ventaglio un po' più ampio di manifestazioni. Sicuramente il fenomeno è un fenomeno in crescita e il disturbo del comportamento, che spesso si associa soprattutto in alcune fasce di età, è una situazione molto delicata che richiede interventi specifici e mirati. Mi piace ricordare che la giornata di oggi vede la partecipazione attiva anche del Comune di Chiavari e della ASL, e quindi siamo davvero tutti insieme in questa giornata, e giornata che vuole essere così la manifestazione di un percorso che però dura tutto l'anno. Le famiglie sono aiutate nel accompagnare i propri figli che hanno questa malattia? Allora, io credo che negli anni sia aumentata tantissimo la rete di servizi, appunto grazie alla consapevolezza che si ha rispetto a questa patologia, e che quindi ci sia tutta una gamma di sostegni. È vero che, insomma, i bisogni sono sempre tanti e possono sfuggire talvolta a una presa in carico, per quanto diversificata e organizzata. Le famiglie sono aiutate in questa condizione? Non tanto, spesso, cioè no, siamo soli a combattere per i nostri figli. Effettivamente c'è tante parole, ma poi aiuto concreto, sostanziale, non ce n'è. Cioè, se non ci fossero i centri, anziché, cioè, le cose, ma non assolutamente cose sulle quali le famiglie concretamente possano contare. Di cosa ci sarebbe bisogno? Che cosa chiedono le famiglie? Le famiglie innanzitutto chiedono la sensibilizzazione verso questi ragazzi e tutti i problemi che hanno intorno, non solo il ragazzo, ma proprio anche la famiglia, il genitore, i fratelli, le sorelle, cioè chiedono queste cose. I centri del Tiguglio funzionano, c'è una realtà strutturata comunque? Sì. Il nostro sì, egoisticamente il nostro sì, abbiamo avuto la fortuna di trovarlo dopo aver girato tanto, non è stato facile, l'abbiamo trovato e speriamo che continui. Dov'è adesso? Al centro Benedetta Quarone. Siamo effettivamente molto contenti e abbiamo capito che lì comunque è un centro dove l'autismo, oltre a essere preso in carico, anche sostanzialmente è capito quali sono i problemi dell'autismo, che non è facile. Qual è la difficoltà maggiore da genitore, da famiglia? E la difficoltà maggiore da genitore e famiglia è far comprendere a chi ci sta intorno quanto è complesso l'autismo, quanto è difficile, quanto, cioè, sembrano bambini che non hanno bisogno di niente, ma hanno bisogno di tutto. E la difficoltà è proprio questa, di far capire agli operatori che ci sono un sacco di problemi, tanti e complessi.